Veramente, vengano qua, che sono la maggior parte. Là non ci sono, non c'entra un cazzo. Venite tutti qua, tutti quelli che hanno manifestato pacificamente, vengano qua. Avete capito? Avvicinatevi, dai. Non è... Allora, forza tutti quanti qua. Qua c'è la gente che si è mossa, tutta questa. Voi, tu e tu che vi siete sbattuti l'altro giorno e che eravate qua mentre c'era gente dall'altra parte che voleva solo fare casino e lanciare le pietre contro la polizia. Questo è esattamente quello che vogliono. Vogliono sputtanare tutta la fatica che abbiamo fatto. Allora è chiaro che come lunedì che è venuta gente solo per fare casino e lanciare le pietre contro la polizia, adesso sta avvenendo la stessa cosa. Allora svegliatevi, cazzo! Volete sempre essere manipolati? Prima dai politici, adesso sta sti quattro cazzoni? Qua c'è la gente! Oh! Svegliatevi, non seguite i primi che urlano, cazzo! Il messaggio che dobbiamo lanciare, che c'è una marea di gente che si è rotta i coglioni di sta situazione! È importantissimo, perché in Italia c'è una marea di gente che se la dorme ancora, se ne sbatte i coglioni, e intanto stiamo andando male! Quindi questa è la gente da svegliare! Per tirare giù questi politici di merda che ci stanno affossando. Gli italiani migliori sono questi, per un'Italia migliore. L'ho detto e l'ho ripetuto all'infinità mentre succedeva il finimondo lì. Un finimondo che non ci appartiene, che noi non lo vogliamo. Non siamo noi quelli. Non eravamo noi quell'Italia che lanciava le pietre. Noi eravamo l'Italia che parlava col popolo, che parlava della disoccupazione giovanile al 40%, che parlava che i giovani perdono a 40 anni il lavoro e non possono più lavorare. Noi siamo qui oggi. Siamo stati altri due giorni, vi voglio dire che i mass media hanno fatto fare il giro in tutto il mondo solo degli scontri. Due giorni che i nostri figli che sono a scuola erano 10.000 ragazzi qui, due giorni abbiamo avuto i ragazzi, non si sono visti nella televisione, hanno continuato a far vedere gli scontri, perché nel mondo vuol girare il fatto che siamo solo teppisti e delinquenti. Io non sono un delinquente, io non sono un fascista, io non sono un comunista, io sono un italiano! Cantiamo l'inno d'Italia per fargli capire che siamo italiani! Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta! Vorrei serenità in questa piazza e credo che ci appartenga, anche nel nome di Mandela, la non violenza, perché in questa piazza se ne è fatta troppa e ci hanno sputanati i violenti. Caro signor Cota, io qui mi prendo la mia responsabilità, se ne vada a casa, perché... E l'arte e la letteratura ce l'hanno tolta, dall'istruzione hanno tolto il liceo artistico e il liceo classico, ci hanno venduti all'America, alla Cina, ci stanno togliendo ogni potere. Noi siamo l'Italia, questa è casa nostra, siamo grandi non solo per la mafia ma per la pizza, siamo grandi per quello che sono le nostre architetture, la nostra cultura. Vi chiederei questi 30 secondi, ci sono imprenditori, si sono suicidati, ci sono operatori, lavoratori sono morti sul posto di lavoro perché si sono suicidati,
bisogna ricordarsi di questi. Vi invito almeno per 30 secondi di raccoglimento. Ci hanno insegnato da piccoli che chi sbaglia paga. Loro per anni, per decenni hanno sbagliato ma non hanno mai pagato e stiamo pagando noi. È una grande vergogna. Vogliamo Italia libera, unita, fratellanza. Italia libera, auguri, auguri. Fratellanza libera. Vogliamo essere liberi, tutti quanti. Adesso sono indagati tanti politici per tutti i ragazzini minorenni che si sono fatti e non dicono il nome. Ci avete rotto, non ci abbiamo futuro, non ci abbiamo niente, non ci abbiamo niente da perdere. Avete capito? Quindi noi giovani, a tutta la piazza, a quelle affacciate, alla regione, lo dico a tutti, noi andiamo avanti a oltranza, finché non ci ascolterete, finché non ci darete un futuro come si deve. Io parlo perché sono stufa, perché non ho più una dignità, perché non so come aiutare mia madre a pagare le bollette, che arriva a fine mese a piangere, mio fratello che va a scuola e paga 200 euro di iscrizione, gente come me che lavora un mese sì e otto no e non può mettersi niente da parte, non può avere una famiglia, non può andare a vivere da sola. Non c'è più una dignità per noi, che futuro abbiamo? Cosa abbiamo, raga? Cosa abbiamo? Basta! E io voglio aiutare mia madre a fine mese, non che non sa da dove prendere i soldi o devi fare 250 lavori per pagarti le tasse loro, per pagargli i gratta e vinci, per pagargli le cene e le auto blu, basta, raga! Non è mai successo in tutta la storia un fenomeno del genere, ragazzi. È fantastico. Politici corrotti, tutti a casa. 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 Compagni, lavoratori, disoccupati. No. Cerchiamo Sono uno studente come tutti quelli che c'erano ieri in piazza, l'altro ieri e che c'erano anche oggi. Noi non abbiamo un presente, figuriamoci se abbiamo un futuro. Oggi ne abbiamo fatto vedere che ci siamo stufati di quelle persone che stanno in quei palazzi là, che mangiano con i nostri soldi e che pure si fanno le vacanze e pure se li intascano, oltre che fotterci. E quindi ci siamo rotti i coglioni e continueremo a dirglielo. Io ho perso il lavoro a febbraio, essendo una persona invalida di 52 anni. E nessuno mi dà più un posto di lavoro. Siamo governati da incompetenti, da ladri, siamo governati da gente ignorante, da amici degli amici che non sanno neanche di essere lì. Cioè, mandiamoli a casa, sti pezzi di merda. Basta! Basta!